siamo qui, siete qui per condividere il vostro sogno di amore, condividerlo con Dio e condividerlo con i fratelli. Carissimi Massimo e Anna, questa messa per voi può segnare anche l'inizio di che cosa? L'inizio di un cammino di fede vissuto in due. E allora ricordiamoci che quando passerà tutta la tempesta, ecco, il Signore vi aspetta, forse qui la domenica mattina alle 8:30, o forse altrove, chi lo sa. Però è bello crescere nell'amore e crescere nella fede insieme. E questo è l'augurio che faccio a voi, che faccio a te Anna, che sei stata sempre molto attenta, molto precisa e dedicata. E a te Massimo, ti ho detto prima, la tua emotività e anche un po' la mia veniva un po' bilanciata dall'affetto materno di Anna, che cercava sempre di equilibrare tutte quelle normali paure che giustamente avete avuto, perché è così il corso degli eventi. Allora basta a parlare, ora è il momento del sì.